Allora, ho farmato giusto giusto un pochino, neanche eccessivamente. Siamo a livello 36, ho livellato giusto giusto le persone che ci servivano. In questo momento Rakshasa è una delle migliori persone che abbiamo a livello di attacco, si parla. Ovviamente Izanagi è messo molto meglio perché ce l'abbiamo dall'inizio, gli abbiamo messo tutte le statistiche già boostate. A parte l'agilità mi rendo conto, ma... dettagli. Poi abbiamo Lamia, Ippon da Tark, anche lui bella bestiola, e altre persone che al momento non ci interessano veramente molto. Che tra l'altro mi è capitata in mano, allenandomi, una carta che ha cambiato l'abilità. Noi avevamo ottenuto come abilità il resistere al fuoco. Il cambio di abilità me l'ha trasformata in annulla fuoco. Mica male, dai. Certo, non è molto utile su di lui. Se fosse stato ghiaccio avrei capito molto di più. Però, se mai dovessimo fonderlo in una persona che ha debolezza al fuoco, allora, detto ciò, speriamo di essere pronti. Ho ricaricato tutti facendo su e giù più di una volta. Speriamo. Mandiamo una richiesta d'aiuto. Io, la mia, l'ho già inviata nel caso servisse. Vuoi aprire la porta? Certo. Pita! Kanji! Kanji! Oh. ほら! やめようよ、嘘つくの。人を騙すのも、自分を騙すのも、嫌いだろ?やりたいことやりたいって言って何が悪い?え、エザット。それとこれと、僕は君のやりたいことだよ。違う!女は嫌いだ。偉そうで、わがままで、怒れば泣く。陰口は誘致くる試すばける。気持ち悪いものみたいに僕を見て、 変人、変人ってさ、で、笑いながらこう言うんだ。裁縫好きなんて気持ち悪い。絵を描くなんて似合わない。 Beh, è vero. Cioè, allora, è sbagliato nascondere queste cose sicuramente, ma anche chi dice certe cose sbaglia a prescindere. Non per forza tutte le ragazze devono essere educate e precisine. Infatti ce n'è un esempio. Non tutti gli uomini devono essere per forza come lui sta cercando di nascondere. Perché sei tu? Già. Vediamo com'è la sua ombra. Secondo me è un uomo tutto masculoso così. Però la versione, diciamo, ombra sbagliata sarà circondata da altri maschioni. Io devo vedere l'animation, solo che non posso vederlo. Eccolo. Lo sapevo. Sapevo benissimo che era una roba del genere. Mamma mia. Attenti. Però non posso vederlo Oddio. Non posso vederlo fino a che non avrò finito il gioco. Dio mio. Vale wa kage. Shinnaru vale. Boku wa jibun ni shoujiki nan da yo. Io ho il timore che dobbiamo uccidere prima i due maschietti accanto, Esatto. Allora, ciccio bello, Izanagi, riduciamogli la difesa. Se avessi riduzione di difesa per tutti, madonna mia, a questo momento saremmo messi molto meglio. Peccato che non è così. Allora, abilità, iniziamo a vedere chi è debole a cosa. Ok, resistono agli elementi vento loro. Vediamo al ghiaccio. Ok, lui blocca il ghiaccio, ma lui è debole al ghiaccio. Questo ci permette di attaccarlo. Immagino che l'altro sia resistente al fuoco a questo punto. No. Ecco qua. Esatto, lo immaginavo. Vai, vai, vai. Colpisci. Bravissimo. Bello il veleno, fantastico. Si alzano tutti e due, vero? Muro rosso.
e l'altro farà il muro bianco. Quanto ci fai? Muro bianco. Aia, pezzo di merda. Ah sì? E allora? Se tu sei debole al fuoco, vuol dire che tu sei debole al ghiaccio. Lamia! Ho sbagliato, non era lamia. Va bene, non importa a questo punto. Proviamo anche col fulmine. Benissimo, lui assorbe il fulmine. Fantastico. Ok, questo vuol dire che non rimane altro da fare. Iniziamo ad attaccare. Ecco, ho paura degli omaccetti qua accanto, dannazione. Ho paura che... che poi si possano sacrificare e ridargli vita e allungare questo scontro inutilmente. Tiragli un calcio nelle scatole. Ah, niente vertigine, che sfiga. Va bene, no, vai di... Sì, dai, iniziamo a colpirli un po' tutti. Lo so che hai resistito, bello. Ma zio, Cavolo, Yosuke. Ah, muro bianco, eh. Quindi si proteggono a vicenda. Kukaja. Se ti piacerebbe. Pugno sonico. Allora, bello. Chi è che aveva l'attacco di ghiaccio? Mi sa nessuno, mi sa che l'ho tolto, mannaggia. Avrei dovuto fare più attenzione. Ok, e allora iniziamo ad andare di Izanagi no Hokami. Aia, veleno. Bravissimo. Allora, ce la facciamo a tirarne giù uno? Allora, tu invece... Fernente burrascoso. Avrei dovuto mettere... Stupido, mi sono dimenticato. Perfetto, uno è andato. Allora, lui aveva muro bianco, vero? O muro rosso? No, lui aveva muro rosso. Ok. Iniziamo allora a tirarli giù entrambi. Lo so che resisti, bello. Furia scatenata, fantastico. Smaltito il veleno, bene. Allora, calmi tutti. Chi è che aveva me patra? Qualcuno ce l'aveva. Cacchio, no, mi sa che l'ho tolto anche da qua. Ah no, eccola. Ci mette in pericolo però, eh. Ci mette in pericolo, ma dobbiamo farlo. Detto ciò, allora, aumenta precisione, illusione. Aumentiamo la nostra di illusione, visto che siamo in questo momento debilitati. Attacco ristabilito, non lo so. Vai, fendente burrascoso. Tu invece, di nuovo, colpisci col fuoco. Lo so che lui c'ha ancora il muro rosso attivo, però dobbiamo colpire Kanji. Ti prego, Yosuke, schiva. E quando mai Yosuke, però? Ok, resistenza al fuoco ristabilita. Lo so, bello, lo so. Mi hai fregato nel momento più sbagliato. Mandiamo Rakshaka. Abilità. Mi converrebbe curarmi appena riusciamo. Speravo in tre colpi, sincero. Ci ho sperato. Allora, adesso farà un attacco fisico, quindi non ha senso andare a difenderci sull'elettricità con Yosuke, quindi continuiamo ad attaccare. 124, perfetto. Allora, lui è ancora debole al ghiaccio, al fuoco, quindi... Danno fisico leggero, danno fisico leggero. Proviamo di nuovo con questo. Perfetto. Quando mai? Allora, Maragi, che così ci becchiamo l'uno più. Bravissima. Abilità. Media. Non sarà molto, ma è già qualcosa per il momento.
Al prossimo turno di nuovo. Nessuno, non c'è nulla di male. Danno a tutti? Pure, ti succhi pure la vita, pezzo di merda, vabbè, 30, non è granché. Ma mi sa che si è succhiato il... gli SP, Pezzo di stronzo. Allora, Izanagi. Gli abbassiamo la difesa. Dai, se non fa qualche stronzata alla fine ci siamo. Se non fa qualche minchiata adesso, riusciamo a portarcela a casa la vittoria. Perfetto. Abilità Maragi. Perfetto. E a questo giro di nuovo non me ne serve, però per stare sicuro meglio curarsi, soprattutto il protagonista, perché mi muore Yosuke è un conto. Ma nessuno pensa che tu sia strano. Più che altro non riesco a capire se quell'attacco è considerato fisico o elettrico, perché lui ha ancora carica attiva. Lui ha ancora la carica, è quello che non capisco. Allora, tu beccati questo. Così vai a terra. C'è voluto un sacco, ma almeno un calcio extra l'abbiamo tirato. Speravo lo tirasse sull'altro e lo calciasse via, però, cazzo. Speravo quello. Mannaggia, non avrei dovuto. Allora, aumenta precisione, nulla e bonus. Beh, non mi sembra che abbiano bonus, quindi... Garula! Detto ciò, attacco furioso, dovremmo riuscire ad ucciderli. Almeno uno è andato, dai. Almeno quello. Di nuovo, sicuriamoci. Per sicurezza. Ma più che altro non volevo far morire Chie o Yosuke. Uno solo? Vabbè, in realtà ti è andata male, bello. Detto questo, chi ha bisogno delle mie persone di salire di livello? Facciamo che lasciamo Izanagi, dai. Sei morto. Devo essere sincero, è stata molto peggio la battaglia con Yukiko. Questa non era difficile, forse perché eravamo molto più preparati. Perché credo che lui non si accetterà tanto facilmente? Esatto. Quindi c'è una seconda fase? Voi tre? Hai visto un ragazzo in più o parli di Kanji? Sono gay. Esatto. E anche fosse Kanji, non c'è nulla di male. Non sei solo, però. Adesso fanno a pugni, si ammazzano a vicenda. Ma perché tutti finiscono a dirlo così semplicemente? Certo, lo capisco che ha accettato se stesso. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Non è male.
il disegno del teschio un po' kitsch, però ci sta, carino. Kanji si è affrontato l'altro sé. Ha fatto la sua la facciata usata per superare le avversità con Take Mikazuki. Sono debole. Tonikaku, sotto e Jacopo. Jacopo. Non male però. Kanji-kun, daijoubu? Kon gurai. Do tte kota? Beh, immagino, bello. Kedo kibun wa ii ze. Sukkiri shita. E vai, nuovo amico. Mi fa piacere sentire non fare il duro. Assecondiamolo, dai. Na. Sakki ore no mae de okita na. Ti spiegheremo dopo, non ti preoccupare. Ah, zettè da zo. Cianto ato de hanasu kara. Shibaraku wa karada yasumete. Gakkō de matteru kara sa. Gakkō da? Ki ga muitaro no. Ecco. Ore koitsu okutte ku wa. Sono hen de tekitō ni hirotta de toru daro. Koitsu no bai. Beh, domani è domenica, quindi siete riusciti a salvare Kanji, ora dovete aspettare che si riprenda. Ho ottenuto anche un trofeo, ma voi non lo vedete come al solito. Siete tutti e tre seduti a cena. Parleranno di Kanji? Sentiamo. Satsumi Kanji ti yatsu. Mai ni hanashitaro. Ora, tokuban de abareteta yatsu da. Jitsuwa, jikka no somemono ya kara sousaku negai ga dete tan da ga. È stato facile, no? Shuo omae to onaji kokoro da shi. Shirasato ko to omotte na. Grazie. Mi fa piacere, non lo sapevo, non mi interessa. Mi fa piacere. Ah. Che carina Nanako, tutta piccolina con postina. Sì. Saikin, omae ga ano somemono ya ni kiteru no mita tte yatsu ga iru nda ga. Nanika yōji ka? Ascolta, devi stare più attento. Niente di che, ci sono andato con una mia amica, era per far compere. Tomodachi? Ah, rei no Amagi Yukiko ka. Suiya ryokan wa oroshisagi datta ka. Ma ii, tada abunai koto ni kakawaru na yo. Ii na. No, no. Tranquillo, sono qui solo per un anno, non faremo casino. Oh, ti strappa il cuore quella ragazzina piccolina, mamma mia. Salvare i progressi, certo. Domenica. Ah, però mi ha già saltato la giornata direttamente. Beh, meglio. O meglio, oggi non c'è scuola, puoi fare altro che attendere la guarigione di Kanji. Cosa potresti fare oggi? Boh. Oh. Cos'è quella piantina, Nanako? Ohayo. Buongiorno. Ah, vuoi vedere che oggi facciamo l'orto? Che bello, ti prego. Ne, gakkō de. Ti prego, fammi fare l'orto. Oggi de sodatete minasai tte sensei ga nai kureta. Ma io non so come fare. Suki na toko ni uete ii tte. Doko ni ueleba ii kana? Qua fuori, accanto. Sembra che Nanako voglia coltivare delle verdure. Sarebbe una buona idea. Ti viene in mente che c'è un pezzo di terra al lato della casa, forse potresti riuscire a trasformarlo in un orto. Bravi. È di pertinenza della casa? Certo. Ie no tonari? Tsukatte nai kedo, uchi no oniwa da yo. Pieno di cianfrusaglie. Esatto, brava. Aiutami a pulire, dai. Wow, c'è un sacco di casino. Koko ni nae ueru no? Sì, esatto. Ci sarà un po' di lavoro da fare. Qualcuno voleva lavorare il terreno, ci sono degli attrezzi che forse potresti usare. Con questi dovresti poter fare un orto apprezzabile. Beh, direi di sì. Hai usato gli attrezzi per fare un orto. La tua statistica di diligenza è aumentata. Oh, che bellino. Ci sono altri semi lì, immagino, vero? Hai piantato il germoglio di pomodoro insieme a Nanako, che i pomodori sono anche buoni, aumentano il 20 di 20 SP. Non è mica male. Ma era una la pianta. Ne sono certo, se ci impegniamo lo faranno. Oh, Dio mio. Voglio pettarla così sulla testa, bravina. Nessuno saprà? Beh, è vero. Oh.
Va bene, prepariamo. Che cartello vorresti? Sembra difficile. Oh, mi viene da piangere ogni volta. È così brava lei. Metti il cartello che hai fatto con Nanako vicino all'orto. Oh Gesù, il cartello è piccolo ma è un perfetto tocco finale. Eh beh sì, degno di lei. Non dagliene troppo però, Nanako sembra felice. Ci sono dei germogli piantati nell'orto. Dovresti controllarli di frequente finché non arriverà l'ora del raccolto. Perfetto. Finalmente. È ancora giorno, giusto? Usando gli attrezzi da giardinaggio potrai controllare lo stato degli ortaggi nel tuo orto. Ma mi fa perdere la giornata? Da qui puoi visitare l'orto per cui raccogliere e ripiantare gli ortaggi. Gli ortaggi possono essere raccolti dopo qualche tempo dalla piantumazione e avvizziscono se non li ignori troppo. Minchia. Quando una pianta è pronta per venire raccolto e avvizzita, un'icona verrà mostrata sugli attrezzi da giardinaggio. Non ci metterei molto a raccogliere o ripiantare, ma visto che curare l'orto è un'attività stancante, il tempo passerà. Effettivamente non c'è un Haru che se ne occupa. Curare l'orto aumenterà la tua diligenza e fa maturare più velocemente gli ortaggi. Inoltre curare l'orto il giorno prima del raccolto aumenterà la quantità ottenibile. Inoltre se curi l'orto con Nanako Dojima rafforzerà leggermente il legame con loro. Quando una pianta è stata raccolta devi ripiantarla per ottenerne altre. Attento a rimanere senza germogli. Gli ortaggi che hai piantato dovrebbero essere raccolti in 5 giorni. Ok, quindi me lo dice quando sono pronti, va bene. Per adesso quindi immagino non ci serva. Tu stai guardando i Power Ranger. Non so che fare. Vediamo la gente cosa ha fatto oggi. Trascorso con Yosu che lavora in giardino. Trascorso con Mari, trascorso con Yukiko. Yukiko non mi dispiacerebbe se fosse disponibile. Quindi se la gente c'è passata vuol dire di sì. Allora, chi è disponibile dove oggi? Ah, Yukiko, ciao. Allora, prima di scegliere chiunque, andiamo a vendere i materiali. Vediamo quanto ci facciamo oggi. Madonna mia, questo qua mi fa diventare ricco oggi. 111.000 yen. Vai. Abbiamo ottenuto una Zweihander. Mike of the Desert approved. Oh, finalmente. Abbiamo preso un bel po' di roba. Vediamo la Zweihander. Ovviamente. Però verrei la sera, visto che tanto adesso non ci serve più, verrei una sera di pioggia così ce le sconta. Vediamo di quanto. 108,95 di precisioni. I coltelli per Yosu che sono un bel salto avanti, effettivamente. Anche gli stivali rigidi. Gli stivali rigidi sono un bel passo avanti per Chie. E il ventaglio, beh. Peccato che non ha nessun effetto i ventagli di Yukiko ancora. Grazie boss. Tu che ci fai qua? Non disturbarmi. Sto concentrando la mia energia mentale per controllare gli impulsi. Io odio gli snack. Gli snack mi fanno ingrassare. La bottega Shirocco è la tana del diavolo. Ricorda la dieta e gli esercizi che hai fatto. Vuoi rendere tutto inutile? Devo rifuggire gli snack. Ah, snack, voglio mangiare degli snack. Ah, chissà se esistono snack con il pessimo sapore. No, non deve essere per forza pessimo. Mi basterebbe che fosse strano, così smetterei di pensarci. Forse. Voglio disintossicarmi dagli snack della bottega Shirocco. Forse è stata lei a scrivere la richiesta sull'ema con la volpe che la volpe ti ha mostrato. Sembra che stia cercando uno snack diverso da quelli di cui ha voglia. Cos'è questo odore? La gomma di carne! Oh Dio Cie, grazie! Succoso, pungente ma dolce. Non sarà mica una famosa gomma alla carne? Ehi, posso averne una? Voglio assaggiarla. Tieni, è tutta tua. Esatto. Ma che roba è? Sembra carne gommosa. Anche questo sarebbe uno snack. È davvero un mondo delle possibilità infinite. Beh, di sicuro è un sapore unico e bizzarro. Mi tornerà in mente ogni volta che penserò agli snack d'ora in poi. Grazie. Ora non passerò più le ore e ore di fronte alla bottega Shirocco. Ah, giusto, devo passare al santuario. Avevo espresso il desiderio di dare gli snack. Farò un'offerta con i soldi che avrei usato per comprarli. A quanto pare le offerte in denaro aumenteranno. La volpe ne sarà felice. E tra l'altro, io adesso voglio capire se la volpe entrerà sempre con noi nel mondo della TV. È solo stato un caso questo giro. Però, cacchio, è davvero utile il servizio che ci dà. Curarci completamente, mica male. Beh, allora, io uscirei volentieri con Yukiko, visto che è quella ancora più indietro. D'altro canto, se Mari però si degnasse di dirmi va bene, aumentiamo anche lei. Ho solo il dubbio adesso che parlando con la volpe mi passa la giornata. Spero di no, però non mi ricordo. Yip! Eccomi!
La musica è proprio bella. La volpe ti ha portato l'ema col desiderio che è esaudito. Probabilmente era preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che ha esaudito il desiderio scritto sull'ema. La volpe sembra vivace. Che bella che è. E vai, soldi! Osserva la cassetta delle offerte, sembra soddisfatta. Se si venisse a sapere della benevolenza del santuario, verrebbero più persone. Sì, lo so. Ehi. Percepisci la gratitudine della volpe. Livello 3. Che bella che è. Mamma mia. Dato che il tuo legame con la volpe si è rafforzato, ti farà uno sconto sui servizi all'interno della TV. Bravissima. Hai passato il tempo con la volpe. Ti sta facendo tardi, hai deciso di tornare a casa. Allora, cavolo, adesso non mi conviene. Non mi ricordavo se effettivamente passava la serata. Ci dirà che abbiamo fatto l'orto. Okay. Ehi, bentornato. Ho saputo che tu e Nanako avete creato un piccolo giardino. Beh, mi raccomando, fai le cose per bene. Vi darò una mano quando potrò. Tu ricordami che cosa sei, aspetta. Visto che possiedi Anzu, Hierophant, ok, ce l'abbiamo, perfetto. Ok, facciamo le cose in ordine allora. Dalla volpe ci veniamo solo se non abbiamo niente di meglio da fare. Quindi occuperei... Ah giusto, fammi solo controllare una cosa. Mi serve un lavoro che mi aumenta il coraggio. Sarà arrivato adesso? No, non sono ancora arrivati. Offerte dal 25, fra 20 giorni, Per adesso non me ne serve, non me ne servono, i soldi ce li abbiamo. E la statistica che più mi interessa è il coraggio. Comunque, dicevo, le due persone che più mi interessano al momento sono proprio una e due. Oh, ma guarda, dialettica e comprensione. Ah, però aspetta, leggi tutto per aumentare la dialettica ottenuta traducendo e comprensione ottenuta piegando una gru. Questi sono riferiti ai lavoretti, ai lavori part time. Per esempio questo appunto è la conoscenza studiando, che è quello che dobbiamo fare, tra parentesi. Vabbè, io li compro, che i libri però poi li leggiamo. Allora, tu, che sei la prima che di solito mi dice di no, è che mi sta venendo il dubbio che io devo portarla in giro perché non abbiamo ancora un legame. Mi sta venendo questo maledettissimo dubbio. Allora, proviamo a passare il tempo con lei, così, giusto per controllare. Se domani ancora mi appare, controlliamo se poi... lei è disponibile a uscire. Oggi Marie non c'è. Visto che non ha funzionato, io proverei a fare così domani. Se non c'è nessuno, andiamo al santuario. Peschiamo la carta, pensiamo a Marie e vediamo se cambia qualcosa. Perché di solito con Mifumi in persona 5, se tu non avevi abbastanza rango, andavi da lei, pregavi, pagavi e pensavi alla persona che non era ancora pronta, comunque qualcosa succedeva. Vediamo se cambia qualcosa, perché magari è come con Takemi, che a un certo punto non andava più avanti, dovevo solo uscire con lei così tanto per e poi è avanzato. Vediamo se cambia qualcosa. Bello questo, molto bello. Allora, ho fatto giusto un giro nella stanzina di velluto. Ho preso qualche persona che abbia tutti i requisiti necessari al momento. Quindi papessa per Yukiko, Hierofante per Dojima, giustizia per Nanako e sole per Yumi. Poi ho forza per il club sportivo. Mi serve il mago per Yusuke e il carro per Chie. Ma per il momento non ci sono, quindi... Oh, Starkun, non ti vedo molto spesso. Sembra che Chie non abbia molto... Aspetta, non è Chie questa è Yukiko. Visto che possiedi Pixie Superiore, c'è un errore qua. Papessa, senti che potrebbe andare meglio. Senti che il tuo legame con Yukiko si rafforzerà. Vuoi passare la giornata con Yukiko? Certo. Ok, Yukiko sembra felice. Cos'è, ti piacciono i libri? Sembra che Yukiko abbia comprato un libro su certificazioni lavorative. Meno male, era l'ultimo che avevano. Il sensei me l'ha consigliato perché è pieno di dettagli su diversi certificati lavorativi. Vuoi fare domanda per qualcosa? Proprio così. Yukiko sembra un po' imbarazzata. Nel mondo della TV, l'altra me diceva di non voler ereditare la pensione. Credo che quelli fossero i miei veri sentimenti, per cui ho deciso di essere un po' più sincera con me stessa. Io mi rifiuto di ereditare la pensione a Maghi. Ma sì, ma perché deve? Ma poi, scusami, dopo il diploma lascerò la città. Ecco, l'ho detto. E vorrei vivere con... No! Lo dirà probabilmente se finiamo assieme. L'ho detto. Sul viso di Yukiko brilla una luce nuova. Quindi per poter vivere per conto mio, sto pensando di prendere un certificato. Pensavo a qualcosa sulla falsariga di decoratrice di interni. Che te ne pare? Sembra proprio una bellissima idea.
È Ganzo, no? Yeah! Yukiko sembra felice. Ma è dura, ci vogliono soldi per un certificato. E ovviamente non posso dirlo a mia madre. Se solo ci fosse un lavoro part-time che possa fare con discrezione. Ricordi che ci sono degli annunci di lavori part-time sulla bacheca nell'area commerciale. Andiamo a vederli. Davvero? Andrò a controllare la bacheca allora. Sembra che tu sia riuscito ad aiutare Yukiko. Pervaso dallo spirito di Yukiko, senti il vostro rapporto che si è rafforzato. Eh beh, ci credo anch'io. Allora, è vero, potrei puntare ad aumentare già subito Yosuke o subito Chie, visto che già sono un po' più avanti. Però se già aumentiamo anche Yukiko in questo momento, anche lei inizierà ad avere i bonus principali, quindi l'attacco concatenato, adesso si becca il poter curare un alleato, eventualmente. Esatto. Si becca un'abilità bonus, che è il Mudo, che è quella di uccidere istantaneamente. Mi dispiace, ma funziona talmente male come abilità che ti direi di no. Anche se magari al momento lo teniamo, visto che è un'abilità extra che si ottiene solo con la finita sociale. Vediamo, non penso di utilizzarlo però. Grazie per avermi fatto compagnia oggi. Ero un po' nervosa l'idea di raccontare agli altri come mi sento, ma credo che me la caverò. Oh, hai salutato Yukiko mentre si avviava verso la bacheca e sei tornato a casa. Meno male. Oh, ehi, bentornato. Certo, hai visto che abbiamo la persona giusta, questa sera la passerei con te. Ehi, Star, come va? Forse non era la battuta giusta. Dojima non riesce a trovare le parole adatte. Non mi considero ancora anziano, ma con gli adolescenti non so proprio di cosa parlare. Dojima sembra perplesso, tuttavia con il tuo livello attuale di dialettica riesci a parlare con lui. Visto che possiedi Shisha, la persona arcano all'ierofante, potresti andare d'accordo. Senti che il tuo legame si rafforzerà. Hai intenzione di passare il tempo con Dojima? Vai. Non hai proprio niente da fare. Beh, accomodati. Dojima sospira ma sembra piuttosto felice. Beh, meno male dai, almeno quello. Allora, cosa fai dopo le lezioni? Ma sai, parlo, leggo, studio, entro in un mondo metafisico che ci permette di salvare la gente che viene rapita, solite cose. Esco con gli amici. Sei sicuro che uscite e basta? Dojima è accigliato. Oh, scusa, sto diventando quasi un interrogatorio, vero? In fondo non abbiamo molte cose in comune, a parte gli omicidi. Parlami di te, allora. Di me? Certo che i tuoi interessi sono proprio strani. Dojima fa spallucce. Non c'è niente di particolare, sono un semplice detective di campagna che vive con la figlia. Nulla che possa suscitare interesse in un liceale. Però è bello averti qui in casa, sai? Senza di te dubito che Nanako sarebbe felice. Diamine, sono già stufo di sentire fratellone qui e fratellone lì. Ti considero più un fratellino che un figlio. Oh, vuoi che ti chiami fratellone? Scordatelo, mi fai venire i brividi. Dojima ride di gusto. Era un pezzo che non ridevo così. Sei riuscito a parlare apertamente con Dojima. Senti che il tuo legame con Dojima è diventato più profondo. Ok, so che è sempre brutto paragonarlo a Persona 5, ma lui è il suo giro della questione. In questo momento lui è l'adulto che effettivamente è impegnatissimo nella sua vita al di fuori proprio della famiglia, e che noi ci vede come un plus in questo momento, che potremmo essere niente di che, ma potremmo essere anche un problema. Per suo giro invece era tutto il contrario, noi eravamo un problema all'inizio, punto e basta. Ed è da lì che poi è partito tutto il rialzo, con l'aiutarlo sia dentro il negozio sia al di fuori del negozio. Tant'è che la crescita con suo giro, diciamo, a me è piaciuta. Qua già sta partendo un po', perché loro hanno già un legame di fondo, è per quello che dico che sembra strano. Livello 2. Ok, devo finire di elaborare alcuni dati per il lavoro. Non stare sveglio fino a tardi, ok? Notte. Notte. Auguri la buonanotte a Dojima e vai in camera tua. Ed è già lunedì e piove.
Volete che fermiamo le lezioni per farvi un sonnellino? Sveglia, idioti! Dov'è la vostra dignità? Quelli del primo anno battono la fiacca per come battete la fiacca. Kanji Tatsumi ne è il perfetto esempio. Quel teppistello salta le lezioni. Espellerei quel suo culo pigro da scuola se fosse il suo insegnante responsabile. Forse pensate che non sono affari vostri, ma lo sono. Potreste ritrovarvi espulsi senza nemmeno accorgermi. Causate qualche problema, otterrete un biglietto di sola andata fuori di qui. Vi consiglio di tenerlo a mente. Certo, capo. Mattina, pranzo. Oh, scusa, sono solo stanca. Oggi verrai le prove, giusto? Vuoi passare il pomeriggio con il club di teatro? Cacchio, a me dispiace. Ti devo far sapere. Però, Ma ti vuoi impegnare o no? Vabbè, non fa niente, cerca solo di non impigrirti troppo. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Bella domanda. Arriva qualcun altro? Certo. Chi è? Oh, Yukiko, ciao di nuovo. Oh, Star-kun, se non hai degli impegni dopo la scuola ti andrebbe di accompagnarmi a casa? Mi farebbe piacere se accettassi, a dopo. Dovresti uscire con Yukiko dopo le lezioni. Qualcun altro? No, se dopo arriva anche Yosuke, muoio. Yo, che fai? Ehi, se hai un po' di tempo libero dopo le lezioni, perché non usciamo assieme? Pensaci, ok? È voluta la cosa che lei arriva subito dopo di Yukiko? Cioè, nel senso... triangolo amoroso? Mamma mia. Per oggi le lezioni sono finite, stai aspettando che Kanji si riprenda. E ok, fino a qua ci siamo.